La progressiva trasformazione del MAN da museo archeologico a istituto culturale non poteva ignorare i 700 anni della celebrazione di Dante Alighieri. L'abbiamo voluto fare accomunando alle parole del sommo poeta i riferimenti iconografici, le opere d'arte di tutto quello che lui cita del passato. Possiamo quindi vedere statue di imperatori, di eroi, vasi antichi che rappresentano miti e mostri, insomma quello che Dante conosceva per la parte letteraria e che poi non vide nella realtà monumentale. Ma a questo aspetto si aggiunge anche un'interessante collaborazione con la Federico II che prevede tramite codici QR code l'accesso digitale a manoscritti della Divina Commedia ampiamente decorati e una serie di podcast che ci portano anche ad attraversare la Campania lungo quelle tappe citate da Virgilio, che fu maestro di Dante e che ebbe una straordinaria fortuna a Napoli, tanto da essere considerato ancora nel Medioevo una sorta di mago.